in diretta. In questa prima puntata del 2019 cercheremo di capire come impostare la strategia in termini di trading e di investimenti per affrontare al meglio questo nuovo anno, un anno che sarà caratterizzato, sarà ricco di eventi importanti che potrebbero condizionare non poco i mercati finanziari, dalla Brexit alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, alla politica monetaria della Fed e della BCE, ma anche le elezioni politiche in Europa, del Parlamento europeo, senza contare un contesto economico che appare più fragile. E allora, come affrontare al meglio tutto questo sui mercati? Cercheremo di vederlo nel corso di questa puntata con l'aiuto di esperti e ospiti a cui, vi ricordo, potete mandare le vostre domande dal sito borsaindiretta.tv. Ma prima di tutto facciamo il punto della situazione, andiamo a vedere effettivamente come è iniziato questo nuovo anno sui mercati finanziari con il servizio di Simone Borghi. Inizio 2019 all'insegna degli acquisti per i mercati azionari internazionali, che hanno messo a segno nel complesso una performance positiva. L'indice italiano è stato tra i migliori in Europa, con l'intenzione di cambiare marcia dopo aver archiviato un 2018 in rosso. Il FTSE MIB ha infatti guadagnato il 2,77% nelle prime tre sedute del nuovo anno. Tra i titoli che hanno brillato a Piazza Affari troviamo Saipem, che ha messo a segno un rialzo di quasi il 9% sulla scia dell'aumento delle quotazioni del greggio. In volata anche Campari, che è avanzata di circa il 6%. Ben comprate anche le utilities, con Snam e Terna, che hanno guadagnato oltre il 5%. Forte ribasso invece per STM, maglia nera di listino principale, che ha ceduto quasi l'11%, in scia all'annuncio di Apple di abbassare le previsioni sulle vendite del primo trimestre. La notizia del taglio dell'Outlook ha penalizzato anche tutti gli altri fornitori europei del colosso di Cupertino. Nel resto d'Europa ha fatto meglio del FTSE MIB l'indice spagnolo IBEX, che ha incassato un guadagno del 2,87%. Nel complesso, performance positive anche per tutte le altre piazze. Un avvio di 2019 positivo anche per Wall Street, che ha cercato di dimenticare un 2018 che è stato il peggiore degli ultimi 10 anni. Sul fronte valutario, euro-dollaro in lieve calo 1,14. Lo yen si è apprezzato vertiginosamente sia sull'euro di 8,2% che sull'dollaro dell'1,6%, dopo quello che molti definiscono fresh crash, avvenuto la sera del 2 gennaio. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, il clima di risk-off ha pesato sull'andamento dei BTP, con il tasso decennale tornato sopra quota 2,89% e lo spread risultato in deciso allargamento verso 269 punti base. Nuova ottava, la prima diciamo completa dopo queste festività, è partita all'insegna degli acquisti, almeno per la Piazza Affari. Vediamo che infatti il FTSE MIB sta chiudendo proprio in questi minuti con un progresso del 0,67%, mentre l'Europa si sta per chiudere anche lei, ma in maniera più incerta. Vediamo un DAX meno 0,30%. Wall Street, che ha aperto oggi pomeriggio, si sta muovendo in territorio positivo, in moderato rialzo. Ma fatto questo brevissimo aggiornamento sui mercati finanziari, diamo subito il benvenuto al primo ospite di oggi. Abbiamo il piacere di avere qui a Borsa in diretta Eugenio Sartorelli. Benvenuto. Bentornato Eugenio e buon anno. Buon anno Valeria e buongiorno a tutti. Allora, Eugenio, questo 2019 sarà ricco di eventi, di sfide, di incognite, chiamiamole come vogliamo. Quali guardare più da vicino? Quali secondo te potrebbero essere più rilevanti e impattare maggiormente sui mercati finanziari? Allora, intanto poi mettiamo che il futuro è sempre un'incognita e non ci possiamo fare nulla. È così, ogni anno è così e bisogna cercare di vedere un po' più avanti dove è possibile. Comunque quest'anno, per quanto riguarda l'Europa, la prima cosa da valutare saranno assolutamente le elezioni, perché l'esito delle elezioni di maggio, su quello impatterà anche tutto poi la politica successiva del governo europeo e anche del debito pubblico dei paesi deboli o col debito con l'Italia. Quindi per me questo è il focus principale per quanto riguarda l'Europa. E poi anche sulla questione anche migranti e così via, potrà cambiare tutto. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, lì è il nodo più difficoltoso perché
Da una parte, intanto, il 3 gennaio si è insediato il nuovo Parlamento alla Camera con la maggioranza democratica e si vocifera che potrebbero anche tentare un impeachment. Non so se saranno così, diciamo, tra virgolette, folli di farlo, di tentarlo, ma si potrebbe provarlo perché sappiamo che c'è uno scontro proprio testa contro testa tra Trump da una parte e democrazia dall'altra. Questo sarà un tema che spero si risolva in fretta perché se proseguisse potrebbe creare grossi problemi geopolitici e geoeconomici. Ti L'altro, riferisci, Eugenio, scusa, alla questione shutdown? quello sono delle armi di una guerra molto più importante che stanno combattendo politica in America, dove da una parte ci sono i trumpisti e una parte solo dei repubblicani, perché una parte dei repubblicani sta con Trump solo momentaneamente, e dall'altra i democratici che non si sa ancora se saranno uniti contro Trump o meno. Ma se saranno uniti potrebbero dargli molto fastidio non avendo più la maggioranza nelle due camere. E lo shutdown è solo un'arma con cui si sta combattendo. Vedremo. L'altro comunque, risolta questa, io credo che si risolverà perché alla fine poi avrà buon senso. L'altra grande questione che sarà per i prossimi, se non anni, decenni addirittura, è la guerra economica tra Stati Uniti e Cina, che speriamo si mantenga come guerra economica. All'inizio si combattono sempre con l'economia, le guerre, e gli Stati Uniti dal lato loro giustamente cercano di frenare quello che sarà la futura potenza, cioè la Cina, non fra 10 anni, fra 50, 70, 80 anni sarà la Cina. E gli Stati Uniti cercano di rallentare questo processo. Trump è l'unico che lo sta facendo apertamente, vedremo con che passi lo farà. Abbiamo visto che alle volte Trump sembra che si muovi come un elefante in una cristalleria e quindi alle volte ha dei modi un po' bruschi, vedremo. Però questo è un altro grande tema, non solo per quest'anno, ma e per i prossimi anni. L'ultimo tema che aggiungerei è la Fed, ormai l'abbiamo ca già capito come sarà orientata, è la BCE, cioè Draghi sempre di più perderà potere man mano che si va verso le elezioni del nuovo presidente della BCE e vedremo se sarà come ci si aspetta una BCE più vicina al centro-nord Europa e quindi più rigorosa. Diciamo che anche qui le elezioni di maggio peseranno anche su chi poi andrà, chi sarà il nuovo presidente della BCE. Però questo sarà importante soprattutto nella seconda metà dell'anno. Sì, infatti hai fatto bene a ricordarlo che in autunno ci sarà la nomina del nuovo presidente della BCE. Allora, in questo periodo le case di investimento ovviamente hanno snocciolato le loro previsioni sui mercati, i cosiddetti Outlook 2019. C'è chi dice di puntare sugli emergenti, chi sugli Stati Uniti, chi sul petrolio, chi sull'oro, insomma, di tutto e di più. Come districarsi, di fronte a tutte queste previsioni, suggerimenti? Beh, direi che in una sintesi tante idee e confuse, non poche, ma tante stavolta, ma molto confuse. E io gli do ragione, perché effettivamente le previsioni del 2018 sono state, direi, adesso io non ho guardato tutte le previsioni, ma sono state praticamente sbagliate per l'80-90%, tant'è che praticamente tutte le asset class sono andate in perdita, quasi tutte. Quindi è stato un anno veramente memorabile. Memorabile in senso negativo per i grandi gestori e per chi fa analisi di più lungo periodo. E su quest'anno faccio fatica anch'io a orientarmi. Io posso solo dire che secondo me, per la prima, e vedremo poi anche quando faremo un'analisi più approfondita grafica, per me la prima metà dell'anno potrebbe essere ancora più favorevole all'azionario e dopo lo motiverò. Quindi sull'azionario, secondo me ci saranno ancora delle buone opportunità. E dopo andiamo in un periodo molto fumoso dove è difficile riuscire a prevedere su che cosa si potrà puntare. Bisogna proprio navigare a vista. Allora, di solito si dice sempre navigare a vista, però in questo caso ancora di più. Bisogna veramente navigare a vista perché si è visto come i money manager, ma già è da ottobre, sostanzialmente da ottobre-novembre, dove i grandi gestori non hanno le idee chiare. Non hanno assolutamente le idee chiare, ma perché hanno preso delle grandi batoste in quasi tutte le classi di investimento in cui erano investiti.
Ascolta Eugenio, prima di entrare ovviamente nelle analisi, volevo chiederti questo, ovviamente stiamo facendo adesso un po' il quadro della situazione, cercando di delineare appunto lo scenario che verrà. Non hai parlato, non hai menzionato tra le sfide, le incognite del 2019 la questione Brexit, perché secondo te questo accordo, tra l'altro settimana prossima dovrebbe esserci il voto del governo inglese sul preaccordo, si raggiungerà e quindi diciamo in qualche modo si risolverà la questione o cos'altro? Ma io credo che rispetto a un cambiamento del Parlamento europeo, un cambiamento di forza all'interno del Parlamento europeo, la Brexit è assolutamente secondaria. E onestamente, da analista, faccio fatica a capire perché gli si dia questa enorme importanza. Cioè, dal punto di vista economico, sull'economia europea, la Gran Bretagna pesa pochissimo, pochissimo. Se uno fa i calcoli di quanto hanno da guadagnare e da perdere, alla fine hanno un pochettino più da perdere che da guadagnare. L'Europa, onestamente, mi pare che non ne perde né guadagna e onestamente non credo che possa impattare tanto. Sta impattando tanto perché tanti ne parlano, come tutte le volte quando si parla, si grida al lupo, poi tanti hanno paura del lupo, ma questo lupo io francamente non lo vedo, quindi penso che sia assolutamente marginale, sia che il Parlamento, come probabilmente voterà, che voterà contro, sia che voterà contro come si prevede, sia che voterà a favore. È un impatto in termini di numeri assolutamente secondario. Bene, allora fatta questa precisazione andiamo a vedere queste tue analisi e belle approfondite. Ho visto, ho iniziato a dare un'occhiata ai grafici che hai mandato. Viste appunto le incognite, Brexit o non Brexit, più che altro appunto guerra commerciale, Trump, le politiche monetarie delle banche centrali, elezioni in Europa, eccetera, le abbiamo menzionate. La volatilità c'è da aspettarsi che aumenti appunto di fronte a queste incognite nel corso del 2019? Allora, non so se mi confermi che si vede il mio schermo, si Ti vede il VIX, perfetto. confermo che si vede. E qui è il VIX del 2018. Non v'ho messo degli anni precedenti, ma era in cefalogramma piatto. Ha fatto 3-4 anni, praticamente tra il 10, 11, 12%. Il 2018 è un anno della svolta del VIX, cioè la volatilità ha avuto quella grande impennata a febbraio e poi da ottobre in poi ha continuato ad avere un saliscendi, più sali che scendi, quindi sappiamo paura elevata. Io penso che il 2019 non me l'aspetto tanto differente, cioè attenzione che la volatilità potrà avere altre impennate. Ci saranno dei momenti legati sia alle questioni geopolitiche, geoeconomiche, alcune le abbiamo dette, e poi anche alle scelte che faranno i grandi gestori, che sono quelli che spostano i mercati. Quindi io penso che sarà ancora un anno di tensioni. Vi ho messo in questo grafo, se vedete sulla destra, in alto a destra, questa linea orizzontale che sto indicando. Ecco, questo è un caso ra molto raro che è successo sul VIX e questo ci mette sul chi va là. Sostanzialmente il VIX aveva fatto tre massimi, 2 ottobre e poi 1 novembre. A novembre il terzo massimo poi è stato superato e ha fatto un massimo superiore. Questo è stato un evento rarissimo, che andando a vedere nel passato è successo non più di 2 o 3 volte, il VIX esiste dal 92 se non ricordo male. Ecco, questo mette ultimamente sul chi va là e per l'inizio dell'anno, ma per tutto l'anno, che ci potrebbero essere sorprese dal punto di vista delle tensioni. Cioè le tensioni possono infiammarsi molto rapidamente, cosa che non era successa nel 2017, 2016, 2015, pochissimo nel 2014. Quindi questo attenzione, il grafico invece successivo è una puntualizzazione di quello che ho detto, praticamente è una specie di ingrandimento della tensione di questa fase, cioè è il future VIX a termine, cioè la struttura delle varie scadenze, sull'asse orizzontale ci sono le varie scadenze, sull'asse verticale c'è il valore del future VIX. Perché si può anche trattare, anzi ci sono anche le opzioni. Ebbene, come vedete, la curva scende da sinistra verso destra, cioè si dice in backwardation. E questa è una situazione molto pericolosa, perché se questa, normalmente, quando le cose vanno, tra virgolette, bene, questa curva è esattamente in direzione opposta, cioè è in contango.
cioè sale da sinistra verso destra. Ecco, se questa curva non rientra a breve, se non, questa pendenza perlomeno non va verso la fase piatta, è attenzione che questo rimbalzo momentaneo dei mercati è solo una chimera. Quindi per chi questi dati si trovano facilmente sul CBOE, sul sito del CBOE, attenzione a questa pendenza. Ecco, questa pendenza deve perlomeno tornare verso il piatto, se no vuol dire che le tensioni non sono ancora sopite. E allora, Eugenio, in questo contesto appunto di presunta maggiore, forte volatilità sui mercati, entriamo nello specifico e iniziamo la nostra panoramica sui mercati finanziari. Direi di iniziare da Wall Street. Ha chiuso, abbiamo visto il 2018 con segno negativo, ha iniziato il 2019 con il piede giusto, anche grazie alle rassicurazioni di venerdì scorso di Jerome Powell della Fed. Dei positivi dati sul mercato del lavoro e anche di possibili risvolti positivi sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Cina. Proprio oggi, ma anche domani, si terrà l'incontro bilaterale a Pechino, appunto tra le due delegazioni americana e cinese, per cercare, insomma, di trovare un compromesso, comunque proseguire i colloqui, buon segno, ma anche qui, come dicevi tu, le incognite non mancano, dallo shutdown a, appunto, ovviamente anche questa guerra commerciale, ma anche Apple, l'abbiamo visto, il warning sul fatturato del primo trimestre. Allora, cosa aspettarsi in particolare sull'S&P 500? L'S&P 500 è sempre l'indice guida e lo sarà ancora per gli anni, in attesa che diventi quello cinese. Io spero il più tardi possibile, onestamente. Comunque, per il momento comandano ancora gli americani e i loro mercati. In cui io vi sto mostrando il grafico giornaliero, praticamente dal 2016. Nel febbraio ci fu un minimo molto importante, quello un minimo veramente fondamentale per tutta la struttura rialzista. Al di là che quel minimo ancora distante, come vedete, nella correzione che c'è stata tra ottobre e dicembre, abbiamo ritracciato oltre il 50% di tutto il rialzo, di quel rialzo che è un rialzo molto corposo, perché praticamente siamo saliti da 1.800 a 2.950 circa. Ecco, segnatevi il livello inferiore, 2250. Se andiamo sotto 2250, allora siamo messi male. Finché tiene il minimo attuale, quello che è stato fatto il 26-27 di dicembre, e poi 2250, per me ci sono ancora prospettive di recupero. Non credo che rivedremo nuovi massimi, ma prospettive di rimbalzo. Prospettive di rimbalzo. Perché io credo che converrà ai grandi gestori riacquistare azioni americane, e lo vediamo dopo quando parleremo di obbligazioni. Tra l'altro, dal punto di vista ciclico, vedete in basso c'è un indicatore di ciclicità, è un price oscillator tarato in maniera opportuna, molto scarico, molto molto scarico, su livelli bassissimi che non si vedevano dal 2016. Ebbene, quindi questo ci suggerisce che potrebbe esserci una possibilità di un ricarico di questo indicatore ciclico. E quindi, se si ricarica, si ricarica un po' la molla per poi scaricarsi di nuovo, vuol dire che i prezzi potrebbero avere un recupero, diciamo, verso almeno 2007-2008. Non dico in gennaio a breve termine, però nei prossimi mesi, sempre con i zigzag della borsa. Quindi io penso che il minimo del 26-27 dicembre possa essere un minimo che tiene per le prossime settimane. E tra l'altro, vi ho anche messo un'analisi ciclica che sempre parte da quei minimi importanti del 2016, di febbraio 2016. Ebbene, anche qua si può vedere come mancherebbe ancora una fase di rimbalzo, che è quella che sto indicando, che potrebbe procedere appunto prima della stagione dei dividendi. Quindi ci manca, anche dal punto di vista ciclico, ci sta. La linea bianca è una specie di indicatore che mi aiuta a capire come potrebbero essere gli sviluppi ciclici. Quindi mancherebbe un massimo inferiore. Quindi ci sono prospettive di rimbalzo per il mercato americano. Me lo dice anche un'analisi ciclica un po' più sofisticata.
Riguardo invece la politica monetaria della Fed alle prese, lo sappiamo, con un rialzo dei tassi di interesse che però potrebbe essere, diciamo, come numero più basso rispetto al previsto, e della BCE che a dicembre ha terminato il piano QE e si appresta, insomma, anche qui poi lo vedremo, una normalizzazione della sua politica, e poi ci sarà appunto le elezioni del presidente, del nuovo presidente. Cosa aspettarsi su questo fronte in particolare? Poi lo sappiamo, la politica monetaria delle banche centrali impatta sul mercato valutario, e allora andiamo a vedere anche euro-dollaro. L'euro-dollaro, anche qui ho messo tutti i grafici di lungo periodo perché è l'unico modo per cercare di fare analisi di più ampio respiro. Sull'euro-dollaro, intanto, ricordiamoci che a fine 2016, inizio 2017, è partito un ciclo rialzista di lungo periodo che nel 2018 si è interrotto perché nel 2018 c'è stato un indebolimento. Al di là delle politiche monetarie, comunque l'amministrazione americana non vuole un dollaro eccessivamente forte. Ci sono anche altri motivi geopolitici, comunque vuole un dollaro eccessivamente forte e io penso che il 2019 potrebbe essere quindi un anno di riscatto per l'euro, anche perché poi, appunto, probabilmente con il nuovo board della BCE, che anche l'Europa, non da quest'anno, ma probabilmente il prossimo anno, dovrà anch'essa ridurre l'espansione monetaria, quindi incominciare a andare verso una stretta che di fatto adesso non siamo ancora una stretta monetaria. Siamo solo in un stop del QE, ma dovranno alzare i tassi. Quindi io penso che piano piano l'euro acquisterà valore rispetto al dollaro. E a tutti e due va bene all'Europa e va bene anche agli Stati Uniti. Anche dal punto di vista ciclico ci sta assolutamente questa cosa, proprio perché ha perso forza nel 2018 ed era in attesa, non era attesa questa perdita di forza, e quindi recupererà invece forza, ma a maggior ragione nel 2019. E allora, passiamo all'Europa e andiamo a vedere anche qui il mercato azionario, l'indice Eurostoxx 50, come, diciamo, è impostato, come potrebbe affrontare questo nuovo anno. Allora, l'indice Eurostoxx 50 non ce l'ho come grafico, ho il FTSE MIB, ma prendiamo ve lo commento a voce. L'Eurostoxx 50, l'Europa chiaramente ha un rallentamento economico, c'è un inizio di rallentamento economico, ma sostanzialmente ci sono ancora prospettive. E qui sarebbe da far vedere il motivo per cui, secondo me, e ve lo faccio vedere facendo vedere un altro grafico, quello del Bund. Il Bund continua a salire. Il QE finisce, il Bund sale, i rendimenti delle obbligazioni ad elevato rating in Europa sono fino ai 5 anni negativi, quindi i gestori europei, al di là del grafico dell'Eurostoxx, se non vanno a prendersi dividendi ancora di quest'anno che saranno buoni, non è che hanno molte alternative a un investimento in azioni, perché i bond, cioè o vanno sui bond americani o su altre valute e si raccolgono certi rischi, oppure devono, per avere rendimenti, devono andare. Quindi, al di là del grafico dell'Eurostoxx, io penso che almeno il primo semestre, diciamo fino a maggio, fino alla stagione dividendi, ci può essere un buon recupero, assolutamente un buon recupero. E me lo dice anche l'analisi dal punto di vista ciclico dell'indice Eurostoxx. Se invece vediamo, visto che non ho l'Eurostoxx, ma abbiamo il FTSE MIB sostanzialmente è un andamento, anche se leggermente più debole, ma simile all'Eurostoxx. Anche per il FTSE MIB, mi aspetto che ci possa essere, se verrà mantenuta, sarà confermata la tenuta di area a 18.000, penso che possa esserci una possibilità di un buon rimbalzo, sempre con i soliti zigzag. Potrebbe essere, perché dal punto di vista stagionale, febbraio spesso è un minimo in cui ci si possono formare dei minimi, ci sono una serie di motivi di natura ciclica e tecnica, però al di là di febbraio, dove ci potrebbe essere ancora qualche difficoltà, io mi aspetto che, soprattutto con la tenuta di area 18.000, il nostro mercato possa recuperare, come del resto l'Eurostoxx e come del resto anche il DAX e i maggiori indici europei. Dopo, a maggio, non abbiamo solo i dividendi, abbiamo anche le elezioni, e quindi lì si andrà sicuramente in una fase di turbolenza, senza dubbio.
Allora, quindi insomma, positivi, almeno Sì, nei primi moderatamente. mesi, possibile recupero di non solo Wall Street, ma anche in Europa del nostro FTSE MIB. Dicevi, parlavi del Bund, e allora diamo uno sguardo appunto al mercato obbligazionario e a quello americano invece. Cosa mi dici, Eugenio? Sì, iniziamo, e questo è un altro, tra virgolette, mistero, cioè alzano i tassi 3 volte, questo è il rendimento, quello che vi sto facendo vedere è il T-bond, il T-note sarebbe uguale, la scala di destra andrebbe divisa per 10, sostanzialmente il rendimento era arrivato quasi al 3,5% a fine ottobre, è crollato, e questo malgrado la Fed alza i tassi, e malgrado la Fed li alzerà i tassi. Li alzerà ancora, ha detto almeno 2 volte. E cosa fa il T-note e il T-bond? Scende di rendimento, invece sarebbe perlomeno dovuto rimanere stabile o forse leggermente salire. Questo è un altro motivo, questa forte discesa, quindi questo appiattimento, questa compressione dei rendimenti è un altro motivo per cui che mi spinge a pensare che ci sarà, anche qui i gestori americani dovranno puntare un po' più sull'azionario. Questo mi spinge su questo, meno che l'Europa, perché i dividendi saranno comunque proprio più proporzionati ai rendimenti dei bond, ma comunque dovranno comunque considerare anche l'azionario. Credo che le trimestrali che usciranno a breve saranno anche abbastanza positive in America. Per quanto riguarda il bond, anche qua la BCE cosa dice? Lo dice e lo fa. Non compro più, non compro più. E cosa fa il Bund? Io mi aspetto che scenda, la logica mi dice che scenda, invece da ottobre in poi il Bund è solo salito. Se noi togliessimo i differenziali del future, questo è il future, se noi tenessimo i differenziali del future siamo arrivati non vicini ai massimi precedenti, ma siamo arrivati a rendimenti pari allo 0,2 che non si vedevano dal 2016 sostanzialmente. Quindi è una situazione che secondo me non è sostenibile, questi prezzi molto, molto alti e di bond e di bund, e quindi questi rendimenti schiacciati, e penso che si invertirà questa rotta, assolutamente si invertirà, non so se subito, ma nell'arco dell'anno si invertirà. I rendimenti saliranno e in Europa e in America, quindi i prezzi scenderanno. Allora, Eugenio, fatte queste considerazioni in generale un po' sui principali indici, abbiamo dato anche uno sguardo all'obbligazionario. Hai parlato e hai anticipato delle trimestrali, settimana prossima, mi sembra il 16, inizieranno quelle americane con le banche. Quali settori, se riusciamo comunque a dare qualche indicazione, privilegiare in questo nuovo anno? Allora, io ho messo solo un grafico che è quello del settore salute. È un settore difensivo per eccellenza dell'Italia, che ha perso molto, ha perso in proporzione più o meno come il FTSE MIB, ma al di là dell'Italia va bene per l'Europa. È un settore difensivo per eccellenza, per il momento, in attesa di vedere una schiarita se veramente il minimo del 26-27 di dicembre tiene. Questo settore è un settore difensivo, si è scaricato molto, secondo me potrebbe non solo per il primo semestre, ma potrebbe per l'intero anno essere un settore che sovraperforma e gli indici e gli altri settori. Per il momento non mi sento di sbilanciarmi su altri perché, come abbiamo visto, anche i grandi gestori hanno ancora molte idee confuse e quindi non si sono ancora sbilanciati su cosa posizionarsi. L'unico su cui mi sento di sbilanciarmi per il momento è questo. Certo, ci sono i finanziari bancari che hanno perso molto, ma onestamente faccio fatica per il momento a consigliarlo, visto la situazione generale che c'è. Questo Ok, invece no. quindi settore salute in Italia, insomma, questo potrebbe Esattamente. essere una. Italia e Europa in genere comunque. Sì. Allora, ultimissima, giusto, siamo un po' tirati coi tempi, però giusto per completare anche un po' il quadro della situazione, cosa mi dici invece sulle materie prime? Cioè, da una parte appunto il petrolio, cosa aspettarsi qui? Una continuazione? Anche nel corso del 2019, oppure una nuova fiammata, e oltre al petrolio, anche l'oro considerato bene rifugio per eccellenza.
Di fronte a queste diverse incognite che caratterizzeranno i prossimi mesi dell'anno, potrebbe risplendere nuovamente? Tanto ricordiamo che dal punto di vista interno market c'è stato questo stravolgimento. Questo poteva essere, cioè quando il ciclo economico è maturo, in genere le materie prime dovrebbero essere mediamente forti. Invece quest'anno sono scese in primis quelle energetiche, che sono collegate anche ad altre questioni. Il petrolio, se si vede il grafico, ha avuto una correzione cioè incredibile, veramente difficile da notare, senza praticamente un rimbalzo, e ha corretto oltre il 61,8%, cioè è andato da 77 praticamente a 45-44 tutto d'un colpo. L'OPEC ha preso paura e quindi adesso corrono i ripari. Quindi io credo che il petrolio avrà un anno a zigzag, ci sarà anche un rallentamento economico generale, ma credo che sulla debolezza, quindi per me ogni volta che si avvicina a 40 o scende addirittura sotto 40, per me si potrebbe acquistare e tenerlo lì anche mesi e anche per parecchio tempo in attesa di un recupero. Per me è da acquistare sulla debolezza, quando, ripeto, su quei valori, perché ha perso in maniera sconsiderata e molto rapida. Per quanto riguarda invece l'oro, poi ogni materia prima in realtà ha una sua natura, sarebbe poi andare a vedere anche il grano e così via, la soia e così via. L'oro invece ha avuto praticamente un 2018 a doppia faccia, con un recupero, una discesa, poi un recupero ad agosto. Io non mi aspetto grandi rialzi dell'oro. Come al solito, avrà le sue solite fiammate e potrà recuperare anche area 1350, che è il massimo del 2018, intorno a 1350 dollari all'oncia. Potrebbe anche recuperarlo, ma non, a parte le fiammate, quando lavora, come il VIX sale, quindi ci sono situazioni di tensione, non mi aspetto un anno particolarmente positivo per loro. Un anno col solito zigzag, ma sempre senza avere grandi guadagni. Giusto per dire, potrebbe muoversi in un trading range tra 1200 e 1350 e proseguire l'anno schiacciato in questa fascia. Chiarissimo, allora anche questa analisi sulle materie prime. Eugenio, io ti farei parlare per altro tempo, però purtroppo non ne abbiamo, quindi io ti ringrazio per queste tue analisi, queste tue considerazioni molto approfondite, spero di riaverti presto a Borsa Diretta e ti auguro buona serata e a presto. Grazie Valeria, buongiorno a tutti e alla prossima. Alla prossima, allora. E noi proseguiamo e andiamo a vedere quali saranno gli eventi macroeconomici più importanti di questa settimana con il servizio di Alessandro Chiatto. L'ottava sarà caratterizzata dalla ripresa delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, non solo perché riprenderà la discussione al Parlamento britannico sul tema della Brexit. In agenda anche importanti dati macro provenienti dagli Stati Uniti. Oggi abbiamo visto l'ISM non manifatturiero. Partiamo con la giornata di domani, martedì 8, una giornata scarna con la produzione industriale in Germania e la bilancia commerciale negli Stati Uniti. Mercoledì 9 invece attendiamo i dati relativi alla disoccupazione e in Europa le scorte e la produzione di greggio negli Stati Uniti, ma soprattutto sul fronte delle banche centrali verranno pubblicati i dati relativi, i verbali relativi all'ultima riunione della Federal Reserve. Giovedì 10 invece sarà la volta della Banca Centrale Europea. Negli USA invece le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, ma l'attenzione è per la giornata di venerdì 11, verranno pubblicati i dati di inflazione, infatti attesi in rallentamento a dicembre. In agenda anche il meeting della Banca Centrale Canadese, che potrebbe aumentare i tassi di 25 punti base al 2%. Colleghiamoci come al solito con la sede milanese di BNP Paribas, dove troviamo come al solito Matteo Montemaggi. Buonasera Matteo, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti e buon anno, visto che è la prima puntata dell'anno. Esatto, buon anno anche a te Matteo. Allora, proprio negli Grazie. ultimissimi giorni del 2018 avete lanciato una novità, una nuova
diciamo così, famiglia di certificati di investimento di cash collect, gli step down cash collect. Ne abbiamo anticipato nell'ultima puntata del 2018, però direi di riprendere con questa novità e di illustrare effettivamente come funzionano le caratteristiche di questi nuovi certificati. Sì, allora, insomma, questa è stata la nostra versione un po' più per adulti dei compiti delle vacanze, quindi li abbiamo messi il 21, proprio venerdì prima delle vacanze, e a partire dal 27 erano negoziati sul mercato. E, diciamo, a livello di struttura sono leggermente più complessi dei Phoenix normali, dei Cash Collector normali, hanno una caratteristica, secondo noi positiva e secondo noi interessante, aggiuntiva rispetto alle normali emissioni. Quindi il livello di rimborso anticipato non rimane fisso per tutta la durata del prodotto, per i 3 anni in cui il prodotto è vivo, ma se per i primi 6 mesi la possibilità di rimborso anticipato non esiste, per i successivi 6 mesi, quindi per il primo anno, nulla si discosta da un cash collect mensile normale. E a partire dal secondo anno la soglia di rimborso anticipato scende ogni 6 mesi del 5%. Quindi supponiamo che il valore iniziale del sottostante sia 100, per i primi 6 mesi non scade, a partire dal sesto mese scade se il sottostante si trova sopra il 100% del valore iniziale, poi dal sesto al dodici, al, se, al um, dal sesto Dal, scusi, scusate, dal 12° al 18° mese scade se il sottostante si trova a un livello superiore del 95% del valore iniziale, e così via si scende. E possiamo andare a vedere nella slide numero 5 un piccolo grafico per meglio spiegare il prodotto. Quindi da 0 a 6 mesi non c'è rimborso anticipato, da 6 a 12 Non, il rimborso anticipato è normale, quindi 100%, e va a scendere fino ad arrivare all'80% a scadenza. Questo cosa consente di fare? Consente di avere un prodotto che richiami anticipatamente con una maggiore probabilità e quindi con una minore probabilità di essere sotto al 70%, quindi sotto al livello di barriera, a scadenza. Perché? Perché è possibile che un sottostante si trovi in un valore elevato prima della scadenza e poi dovesse crollare alla fine. Quindi praticamente ci salviamo, non abbiamo problemi in tutte quelle situazioni in cui il sottostante è tra 100 e il livello di rimborso anticipato e poi dovesse finire sotto il 70%. Quindi andando a riprendere un po' la struttura, slide numero 4, quindi se il livello del sottostante è maggiore del livello di rimborso anticipato, rimborsa il capitale più il premio, solo a partire dal sesto mese. Se il sottostante tra valore iniziale e barriera, il certificato paga il premio e continua. Se il sottostante è inferiore al livello di barriera, non viene pagato alcun premio e si rimanda alla data successiva. È bene ricordare, perché già si è stato chiesto al numero verde e in diverse mail che abbiamo ricevuto, che questa emissione non ha il premio memoria, quindi non esiste effetto memoria a differenza delle ultime. Quindi questa è una cosa da tenere in considerazione. A scadenza, due scenari solamente: sottostanti maggiore della barriera, il prodotto rimborsa il capitale più il premio. Sottostante inferiore alla barriera, ahimè, perdita uguale alla performance del sottostante. A livello di sottostanti, dividiamo come sempre sottostanti italiani con sottostanti esteri, e abbiamo come sottostanti italiani classici, grandi classici, quindi da Banco BPM, Intesa, UniCredit, più industriali Fiat, Saipem, SPM e Telecom Italia. Se invece guardiamo al di là delle Alpi, abbiamo Anglo American, quindi società diciamo, dal punto di vista più estrattivo, così come Glencore, entrambe quotate a Londra. Abbiamo Bayer, che è società della chimica tedesca, e Spotify, società che spesso, azione che spesso mettiamo nelle nostre emissioni perché dà un premio trimestrale, in questo caso piuttosto elevato. Quindi andando a rivedere un po' quelli che sono i premi, andiamo dal più elevato, che è Intesa San Paolo, che paga 1,35% mensile, e con un livello di barriera che si trova a 1,4098, quindi a 1,41, piuttosto profonda, anche se il livello è del 70%, non 50-60% come abbiamo fatto ultimamente.
per arrivare a quelli che sono più conservativi, come il grande classico ENI, che pagano circa un 6% all'anno, poco più, oppure un 0,9% per Bayer, per andare un po' all'estero. La scadenza è 3 anni e quindi il 15 dicembre del 2021. Si acquistano tutti leggermente attorno alla pari, leggermente sopra o leggermente sotto, con l'eccezione di STM che ha perso un po' dallo strike date di Telecom Italia. Tutto il resto si mantiene in linea ancora. Ascolta, Matteo, ha spiegato bene il funzionamento, è chiaro, giusto per completezza, l'effetto memoria del premio, che cosa significa, che è caratteristica dei Memory Cash Collect? Che cosa significa? Sì, allora diciamo, se il sottostante per qualsiasi motivo dovesse trovarsi sotto a livello di barriera in corrispondenza delle date di valutazione intermedie, il premio non viene pagato perché il premio è condizionato al fatto che il sottostante si trovi a un valore superiore a livello barriera. Se esiste l'effetto memoria, cosa succede? Se poi il sottostante dovesse di nuovo superare il livello di barriera e portarsi in territorio, diciamo, positivo, i premi non pagati precedentemente dovessero essere recuperati. Supponiamo, ritorniamo alla slide numero 5, il livello di barriera in questo caso è il 70%, dimentichiamoci per un attimo della parte del rimborso anticipato. Ad un certo punto, ad esempio, alla data di osservazione numero 10, al decimo mese, il sottostante si trova sotto il livello iniziale. Il premio non viene pagato, ma alla data di valutazione successiva, ad esempio l'undicesimo mese, il sottostante si trova di nuovo a un valore superiore rispetto al 70% del valore iniziale. Cosa significa? Viene pagato non solo il premio dell'undicesimo mese, ma anche il premio relativo al decimo mese. Quindi in questo modo diciamo siamo un pochettino più tranquilli nel caso in cui il sottostante dovesse durante, magari piuttosto distante dalla data di scadenza finale, dovesse trovarsi sotto il livello di barriera perché nulla è stato perso per sempre, ma c'è sempre la possibilità di recuperare il premio. Esatto, quindi insomma, se il premio nella data di osservazione, se le condizioni nella data di osservazione non dovessero verificarsi e quindi il premio non essere pagato, con un memory, quindi col memory cash collect, o comunque con un certificato con caratteristica di memory, il premio non va perduto, ma può essere aggiunto alla data di osservazione successiva. In questo caso, negli step down cash collect, che appunto questi certificati che abbiamo illustrato oggi, che hai illustrato oggi, questo effetto di memoria non c'è. E quindi era questa la, diciamo, caratteristica, che la precisazione che volevi fare e che ti era stata chiesta, insomma, dai vari clienti. Fatta questa precisazione, ho voluto chiarire in modo che il linguaggio fosse chiaro a tutti, Matteo. Tema puntata sulle previsioni dell'anno, allora chiedo anche a te delle previsioni su questo 2019, quali novità avete in serbo e come verrà strutturata, diciamo, la vostra offerta quest'anno? Ci puoi già dire qualcosa? Sì. Allora, da un punto di vista di prodotti di investimento, di certificate di investimento, continueremo a riemettere prodotti che hanno avuto successo in passato, quindi tenere sempre una gamma aggiornata su tutto ciò che dovesse poi arrivare a scadenza. A lato di queste emissioni cercheremo sempre di introdurre delle piccole novità per differenziarci un pochettino nella nostra gamma, quindi non avere magari 3 emissioni simili di cash collect standard, ma cercare di avere delle caratteristiche un po' differenti. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo. Da un punto di vista dei prodotti a leva, diciamo ancora non c'è niente allo studio, stiamo valutando magari di fare un pochettino più di innovazione rispetto a quello che si è fatto l'anno scorso. Cioè l'anno scorso già abbiamo introdotto mini future su valute e commodity, e insomma quest'anno vogliamo un pochettino valutare se è possibile fare un pochettino di più, ecco. Benissimo, allora noi attenderemo queste novità che ci riserverete per quest'anno, anche per quest'anno. Grazie Matteo per essere stato con noi e alla prossima.
Grazie a voi. Buona serata. Buona serata anche a te. E allora, noi proseguiamo ovviamente il nostro percorso di previsione di questi Your mercati meeting has del ended. 2019, per quanto riguarda le strategie e gli investimenti, collegandoci con Pietro Di Lorenzo, perché abbiamo cercato di fare il punto della situazione, capire cosa aspettarsi dai mercati finanziari nei prossimi mesi, e allora cerchiamo di capire alla luce delle sfide, ma anche delle opportunità che si potranno generare nei prossimi mesi, come costruire un possibile portafoglio di certificati in maniera adeguata. E allora lo chiediamo a Pietro Di Lorenzo, che vedo in collegamento, ci ha raggiunto. Buonasera Pietro, buon anno anche a te. Eccoci qua, buonasera a tutti, buon anno anzitutto e mi fa piacere iniziare questa 2019 insieme valutando quelle che sono le migliori opportunità, spero. Certo, allora Pietro, noi abbiamo un po' un appuntamento fisso perché a settembre abbiamo riniziato con te e adesso a gennaio, prima puntata del 2019, riniziamo con te, insomma, è un buon auspicio. Bene, io spero lo sia per me, insomma, certamente lo sarà. È stato un anno complicato il 2018. Complicato non vuol dire necessariamente un anno, come dire, non proficuo, anzi, quando ci sono difficoltà è proprio lì che nascono opportunità. Il 2019 temo che sia la stessa stregua, ma proprio per questo è bene darsi da fare. Occuparsi del proprio risparmio e proprio in questa logica noi ai nostri lettori premium abbiamo dato insomma cinque piccoli consigli per il 2019 che poi se hai tempo e hai voglia magari ti racconto. Assolutamente sì, queste chicche. Allora, andiamo a vedere. Comunque, Pietro, l'ho anticipato. Come costruire? Come possiamo costruire un portafoglio di certificati in previsione di questi eventi, di queste incognite, delle sfide, ma anche opportunità che ci saranno nei prossimi mesi? Come destreggiarsi? Quali sottostanti scegliere? Quali strategie adottare? Guarda, secondo me prima dei sottostanti bisogna avere un metodo di lavoro, una sorta di abitudine. L'inizio d'anno è sempre, diciamo, il viatico per provare a impostare se stessi nel modo migliore rispetto a quello precedente. Quindi tipicamente si mangia meglio, si va in palestra, si impara la lingua e queste robe qua. Al pari di come si fa nella vita comune, secondo me bisogna essere, come dire, riflettere su quello che non ha funzionato nell'anno precedente e migliorarsi. Quest'anno, come dicevo, è stato un anno complicato. Non ti nascondo che abbiamo, diciamo, molte persone che ci stanno contattando delusi dei risultati dell'anno scorso. Perché? Perché l'anno scorso, se ci pensi, tutte le asset class hanno fatto così così, azionari America male. Azionario Europa di qualità molto male, penso il DAX ha chiuso quasi a meno 20, obbligazionario sempre difficile, liquidità poco, quindi non è facilissimo destreggiarsi. Quest'anno qui secondo me bisogna avere diciamo tre tipi di regole prima diciamo, di selezionare l'asset giusto, fra virgolette. In primis utilizzare solo strumenti finanziari che afferriamo, che comprendiamo. Quindi, tante volte uno si trova in portafoglio degli strumenti che magari non ha la piena, diciamo, contezza di quelle che sono i rischi e le opportunità. Quindi, semplicità, nella selezione degli strumenti e efficienza degli strumenti stessi. Il secondo è avere una strategia di investimento che preveda anche un caso nel quale i prezzi vadano nella direzione che noi non auspichiamo. Ci sta. Io magari adesso farò delle previsioni, non essendo un lettore del futuro e non possedendo sfere di cristallo, slash cioè bacchette magiche, è del tutto legittimo che una previsione non si avveri, perché anche il miglior analista non può avere il 100% del risultato positivo e quindi immaginare già come comportarsi nel caso in cui le cose non vadano come auspicate, quindi tipicamente strategie di risk e money management. E il terzo caso è non farsi incantare
da rendimenti straordinari, perché a fronte di un rendimento straordinario c'è sempre un rischio molto considerevole. Quindi con queste tre piccole regole bisogna poi suddividere il portafoglio diciamo, in modo da diversificarlo il più possibile e poi procedere a un asset allocation anche magari in certificati che vada a cogliere le opportunità migliori. Lo sforzo quest'anno, secondo me, sarà di guardare in giro per il mondo. Perché? Perché l'Italia fa sempre fatica, siamo sostanzialmente in un trading range di circa 12.000 punti ormai da 10 anni, il mercato italiano è, ahimè, è ancora fermo e ritengo che anche quest'anno, anche il 2019, potrebbe essere un anno non brillantissimo. Perché? Perché temo molto le elezioni europee. In maggio avremo questo appuntamento che secondo me è stato anche un po' sottovalutato perché potremmo avere noi a giugno un Parlamento del tutto diverso rispetto a quello attuale, un Parlamento europeo, in cui sostanzialmente le forze meno inclini a questo che le recenti politiche europee possono avere la meglio. Quindi lo sforzo quest'anno è guardare anche oltre l'Italia. E il secondo sforzo che bisognerà fare è immaginare strumenti finanziari in grado non solo di lucrare quando i mercati salgono, ma anche quando i mercati scendono. Mi rendo conto che questo può essere un approccio un po' antintuitivo, perché tutti sono immaginati, tutti diciamo, tendono a immaginare rialzo, guadagno, ribasso, perdo. In realtà lo sforzo che noi consigliamo di fare quest'anno è di collocare il 25% del portafoglio a protezione di un portafoglio nello specifico rialzista e quindi avere una copertura del 25% con uno strumento short che miri su un'eventuale discesa dei mercati e che quindi protegga complessivamente il portafoglio. Una banalissima strategia di hedging, di copertura del portafoglio, che però, se ci pensi, una piccolissima parte dei risparmiatori retail conosce e pratica. Quindi il consiglio che noi ci sentiamo di dare quest'anno è investire il 25% con coperture, quindi tipicamente per chi investe in certificati con certificati reverse, ovvero in grado proprio di lucrare sulla discesa dei mercati. In particolare non siamo molto ottimisti sul mercato americano, perché temiamo che queste tensioni con la Cina possano continuare a condizionarne l'andamento, così come non crediamo che ci possa essere quello che oggi leggevo su qualche giornale, addirittura un ribasso, pardon, dei tassi americani. Crediamo che la politica ormai della Fed sia delineata e sia verso una contrazione. Per questo consigliamo un 25% di posizionamento short sul mercato americano. L'altro 25% invece è anche qui uno sforzo, magari provare a collocarlo sul mercato delle materie prime, che è un mercato anche qui non molto incline ai investitori privati. C'è forse qualche reticenza dovuta a una scarsa conoscenza. L'auspicio buono per il 2019 potrebbe essere quella di avvicinarsi anche al mondo delle materie prime. Ce ne sono alcune, secondo me, interessanti proprio su questi prezzi. In primis il caffè, è secondo me una materia prima assolutamente interessante. E quindi secondo consiglio potrebbe essere quello: asset allocation spostata anche su questo mondo affascinante delle commodities. E prima commodities da mettere nel mirino, il caffè che sotto i 100 dollari, in area 100 dollari, diventa assolutamente interessante. Quindi 25 commodities, 25% abbiamo detto short sul mercato americano. Come impiegare l'altro 50%? Cercando di selezionare all'interno dell'ambito azionario quelle storie di grande qualità, che magari sono colpite da degli storni di prezzo importanti. Quindi approfittare di eventuali ribassi violenti,
come al pari di come abbiamo assistito fra dicembre, ma anche fine agosto, per mettere in portafoglio dei titoli di grande qualità. So che tutti hanno, diciamo, un'attitudine per il mercato italiano, e quindi fra quelli italiani che preferisco c'è Intesa San Paolo. Il settore bancario è delicato, si mettono le mani su una roba che certamente comporta dei rischi, però effettivamente vedere Intesa San Paolo in area 1,90, adesso siamo un po' sopra, siamo un po' rimbalzati a inizio anno, però insomma un ritorno di Intesa San Paolo in area 1,90 secondo me sarebbe una buona opportunità per costruire una posizione anche eventualmente a scalare. Che cosa vuol dire? Non si entra con tutta la liquidità nel primo ingresso, ma si pianificano anche eventuali ingressi successivi. Quindi uno magari spara la prima cartuccia 1,90, ma se il prezzo continua a scendere si pianificano degli acquisti ulteriori, magari ogni 10 punti, quindi 1,80, 1,70, 1,60. Questa non è una brutale grossolana media ribasso, ma è una pianificazione degli acquisti scalettati nel tempo per diversificare il rischio di market timing. Quindi secondo me è un modo assolutamente ragionevole per entrare sul mercato se si ha una logica di medio-lungo termine, che a prezzo vuol dire che uno non ha la presunzione di voler prendere il minimo, ma sostanzialmente ragionevolmente pianifica degli ingressi successivi. Accanto a Intesa San Paolo, la storia, diciamo, che dovrebbe stare anche qui in portafoglio, se arriva a prezzi interessanti, è Enil. Ha sofferto il canne a sei zampe, ha sofferto così come tutto il settore per questo ribasso violento che c'è stato da ottobre fino a fine dicembre del prezzo del petrolio, ma adesso si vede qualche segnale di consolidamento. Anche qui diciamo, il trigger, il livello su cui inizio a tirare su le antenne su Eni intorno ai 13,70, area 13,70 diventa un primo livello di acquisto, raggiunto il quale è possibile, secondo me, iniziare a accumulare con ragionevolezza e con, come dire, a piccoli passi delle posizioni da 13,70 in giù. Quindi questi sono i due titoli preferiti in Italia. Per chi ha invece magari un'attitudine un po' più spinta al rischio, sto seguendo con interesse Azimut, perché è un titolo estremamente penalizzato nel recente passato, a mio modo di vedere, perché gli investitori istituzionali, in particolare quelli che puntano sul ribasso del titolo, hanno messo il titolo nel mirino. Questa è un'informazione che tutti noi possiamo avere utilizzando le informazioni che troviamo sul sito della Consob inerenti alle posizioni nette corte. Sono proprio posizioni short, cioè gli istituzionali che stanno in qualche modo scommettendo sulla discesa di Azimut. Il titolo è veramente molto venduto allo scoperto, questa naturalmente lo sta penalizzando, lo stiamo monitorando perché qualora questi istituzionali, che sono già piuttosto satolli, considerando i profitti che hanno realizzato fino adesso, decideranno di chiudere gli short, inevitabilmente assisteremo ad un rimbalzo repentino e quindi Azimut potrebbe diventare protagonista di un tentativo di inversione di tendenza, sempre che naturalmente queste posizioni short si chiudano, e quindi dovremo fare molta attenzione e monitorarla, attendendo proprio che gli istituzionali chiudano lo short, quindi si ricoprano e quindi parta un flusso di acquisti. Quindi questo potrebbe essere una prima idea per il 2019, che quindi prevede probabilmente anche una curiosità verso strumenti nuovi che sono probabilmente le commodities o l'operatività in short selling. Ascolta, Pietro, non ti ho voluto interrompere perché comunque stavi ovviamente dandoci delle indicazioni molto interessanti, dei consigli molto, molto interessanti. Nel frattempo, però, è arrivata una domanda e ti Bene. chiedono, cosa ne pensi se nel portafoglio, dovessimo mettere invece il nome Ferrari? Ma io la vorrei mettere più in garage che in portafoglio, ti dico la verità. Intesa la macchina, Certo, certo. no, diciamo il titolo. Non ti convince? Sai che cos'è? È un No. titolo al quale io sono legato molto perché mi ha regalato, diciamo, grandi gioie nel passato, però questo è uno dei grandi problemi anche dei risparmiatori. Quando
trovi un titolo che fa molto bene, fai fatica a mollarlo e non riesci a guardarlo in maniera oggettiva. Oggettivamente, che cosa è successo? Che il titolo è stato protagonista di un movimento straordinario. Dalla quotazione che avvenne proprio a inizio gennaio, il primo giorno di gennaio del 2016, sono ormai passati 3 anni. E sono stati, diciamo, per lo più anni di grandi successi. Ricordo che dopo, diciamo, un piccolo tentennamento, il titolo è partito da 30 dollari e ha fatto 100 dollari in più, pardon, da 30 euro è arrivato a 130 euro. Però da lì abbiamo assistito dai massimi a 130 euro, che se non sbaglio vennero toccati il 15 giugno del 2018, è partita, diciamo, un movimento piuttosto insistito al ribasso. Una banale tecnica di analisi tecnica dice che quando un titolo ritraccia del 20% dai massimi ha invertito sostanzialmente la tendenza rialzista. E qui il cedimento del supporto a 100 euro in qualche modo mi lascia immaginare che questa ipotesi sia del tutto realistica. Quindi, per il medio-lungo termine, non amo molto il titolo perché, secondo me, scontava dei scenari importanti e, secondo me, scontava il fatto che Marchionne sarebbe dovuto in qualche modo essere il nuovo leader di questo progetto che sembrava in essere, cioè Marchionne chiudeva con Fiat e passava a Ferrari. Adesso i scenari sono piuttosto fumosi, quindi non è proprio fra i miei titoli prediletti, lo utilizzerei più per operazioni di trading che per un'operazione di investimento di medio-lungo termine. Pietro, arriva da Nicola, presumo un tifoso bianconero, che invece dice: ma questa Juventus che è entrata nel FTSE MIB è sì o no un'opportunità? Ma guarda, faccio fatica, diciamo, sono in conflitto di interessi, più sono in conflitto di squadra, nel senso che faccio fatica a analizzare. No, a parte gli scherzi, è una grande novità. Per la prima volta sugli indici europei si trova sull'indice principale, quindi FTSE MIB 40, un titolo calcistico. I titoli calcistici presentano questa criticità. Anzitutto bisogna dare atto che c'è una grande managerialità nella gestione di questo titolo, che cerca di tenere i ricavi più possibili slegati dal risultato sportivo, perché questa è un po' la peculiarità dei titoli, diciamo, calcistici nello specifico. Cercare di slegare l'andamento economico-finanziario dall'andamento sportivo, perché sai, una Champions League la puoi vincere per un palo, la puoi perdere per un episodio sfortunato in finale. Insomma, sono troppe le variabili, quindi non me la sentirei di fare proprio da gambler una scommessa sul risultato sportivo. Quindi la criticità del titolo è proprio la sua, come dire, il fatto di essere connaturato a qualcosa di esogeno che comunque risultato sportivo e per quanto venga ben pianificato non si può dare certezze. In ogni caso, il titolo è impostato bene, sta scontando proprio il fatto che dopo anni si vede un titolo sportivo nel FTSE MIB 40 e questo è un vantaggio perché tutti i gestori sono costretti a comprarlo proprio perché fa parte dell'indice principale. Graficamente è interessante perché 1,25 euro per diverse volte nelle ultime settimane si è opposto alla salita dei prezzi. Quindi il breakout di 1,25 secondo me innescherà un'altra interessante accelerazione. Però, come detto, è un titolo che traderei e utilizzerei più per il trading che per l'investing, perché è molto difficile, a mio avviso, fare previsioni sul futuro dello sport e poi, secondo me, si perde anche un po' quello che è diciamo, l'obiettivo dell'investitore, che non deve essere dire ah, la Juventus vincerà la Champions o la vincerà, ma cercare di capire se ha una capacità di produrre gli utili migliore o peggiore rispetto a quella che i prezzi attualmente scontano. Quindi nel breve sì, nel medio-lungo termine farei più fatica a tenerla in portafoglio.
Quindi anche in questo caso, come Ferrari, più un titolo da tradare, quindi nel breve termine, piuttosto che come investimento, insomma. Sì, questo a vantaggio di Ferrari si trarà ancora meglio perché proprio in queste ultime settimane, cioè da quando c'è stata questa notizia che va, diciamo, fra i 40 grandi, è estremamente volatile e direzionale e quindi è possibile, sono le due caratteristiche perfette per chi fa un tipo di operatività stretta e quindi ancora più di Ferrari è anche estremamente liquido, si presta a operazioni molto rapide. Qui l'abilità deve essere proprio quella di allungare il profitto qualora si riesca ad avere un punto di ingresso interessante e viceversa chiudere rapidamente con piccoli loss qualora ci si trova nella posizione scorretta. Chiaro, certamente. Va bene, allora abbiamo detto tutto, abbiamo dato risposta ad alcuni nostri spettatori. Io ti ringrazio, Pietro, per essere Grazie a te. stato con noi in questa prima puntata del 2019. Ci vedremo presto comunque nei prossimi mesi, nei mesi a venire, e così vedremo, faremo il punto della Bene. situazione, vedremo queste previsioni, cosa si è avverato e cosa no. Io ti Bene, ringrazio per grazie essere mille stato con noi. Valeria, auguri ancora per buon anno, io spero che sia per tutti un anno che ci regali grandi sorrisi e grande gioia. Assolutamente, grazie ancora per gli auguri e ovviamente ricambio. Grazie Pietro. E grazie anche a voi per averci seguito. Borsa in diretta torna lunedì, sempre alle 17:30. Buona serata, buona settimana e ovviamente buon trading.